Lorenzo, oggi sono particolarmente orgoglioso di questo piatto perché la vongola l'ho pescata io, guarda. Qui giochiamo in casa sì, oggi. Sì, qui oggi giochiamo in casa. Guarda che roba. Ecco, allora, come saprai, la vongola l'ho aperta, diciamo, ci ho messo nella pentola le vongole lavate, uno spicchio d'aglio, qualche gambo di sedano, un filo d'olio. Di prezzemolo, qualche gambo di prezzemolo. E ho fatto andare a coperchio chiuso queste vongole. Uno spicchio d'aglio. Quando sono aperte, ho tolto tutti i molluschi pronti qua e l'acqua di vegetazione che è importantissima in questo piatto perché è quello che dà sapore a questo piatto. Anche se l'hai pescato tempo di sabbia c'è poi adesso uguale. Sì, però l'ho fatta decantare piano piano, ho buttato via. Perfetto. E allora, visto che mi hai messo a disposizione sta roba, non mi resta che cercare di cucinarne al meglio. È come l'oro questa. Io ho provveduto a cuocere il pomodoro, perché se noi mettiamo insieme le vongole e il pomodoro, poi il pomodoro avanti che cotto, le vongole sono diventate... Ha un suo tempo e quelle diventano dure, diciamo, no? Quindi il pomodoro deve cuocere di più, le vongole cuocere di meno, quindi il pomodoro l'abbiamo cotto prima. Adesso procediamo con... la preparazione vera e propria, gli ingredienti sono molto semplici. Cosa vuoi? L'olio? L'olio. Quindi si parte con un soffritto di aglio nell'olio, come moltissime ricette. L'aglio. Ecco. Okay, l'aglio. Qui poi tra gli ingredienti si vede anche il concentrato di pomodoro. Concentrato di pomodoro che noi usiamo in questa ricetta per cercare di ricreare anche in questo caso gli antichi sapori, cioè una volta si usava quasi esclusivamente concentrato di pomodoro. Adesso noi ci mettiamo anche un po' di pomodoro, ma serve più che altro per dare spessore al sugo. In realtà il sapore vero e proprio glielo dà il concentrato. Naturalmente tra gli ingredienti vedete anche la polenta, che poi cioè la farina di mais, che poi diventerà polenta, e il prezzemolo che come si dice sempre, no? C'è dappertutto. Prezzemolo va bene, perché come tu avrai detto, oggi faremo una polentina con questo sugo sopra la polenta. Esatto. Naturalmente il sugo che faremo oggi si adatta molto bene anche agli spaghetti, anche alle tagliatelle, anche al risotto. Anzi, devo dire che la polentina forse è una cosa un po' più recente. Io personalmente preferisco gli spaghetti o il risotto. Una pasta. Beh, però diciamo che è un primo. Invece questo, appunto, come dicevo, polentina, sì, già a me i nomi morbida, diciamo. I diminutivi non mi piacciono, come lo spaghettino, il risottino. Se è il risotto, è il risotto. A dare in pila bocca. Più che altro perché anche questa polentina va, come dicevi te, Fiorenzo, magari tipo antipasto. Antipastino. Invece noi che siamo un po' più mangioni, spaghetti. Però è molto buona con la polentina, liquida, così effettivamente è un bel piatto. Tra l'altro te bisogna che mi spieghi, perché queste vongole, si fa presto dire vongole. Vongole, telline, arselle, sì, vongole veraci, vongole filippine, il discorso calcinei, è qui, ecco, noi abbiamo qui da noi una vongola che è autoctona, no? Addirittura dal tempo dei romani che questa vongola è qui da noi. Siccome c'è un substrato sotto buono di sabbia e crea parecchio, e anche ha un sapore eccezionale questa vongola, no come il lungone che sarebbe... diciamo anche sulle verace, che sarebbe la filippina, praticamente è stata importata, no? Esatto. E invece questa qui è la nostra, che sarebbe la Venus gallina, la Venus gallina. E si chiamava poverace perché era il pasto dei poveri, praticamente quando il mare le buttava le andavano a raccogliere con le ceste lì infatti
in Romagna li chiamano le poveracce. Poveracce, poveracce. Proprio perché una volta le mangiavano i poveri. E sulle bisogna fare un attimo di attenzione tra le vongole veraci, che oggi una volta era un solo tipo di vongole veraci, non la decussata. Oggi invece ne troviamo due, anzi uno e mezzo, perché ormai la vongola verace, quella vera, è quasi estinta. Noi ne prendiamo qualcuna, ma poche, pochissime. Poche. C'è qualcosa nel Golfo di Napoli, sì, poche. Dicono a Chioggia, ma poche. La maggior parte sono vongole filippine, che sono arrivate dopo, ed essendo molto più voraci, molto più sono state seminate, più velocemente, no? E quindi adesso ce n'è. Però c'è una bella differenza. La vongola verace decussata di una volta è bella, saporita. Filippina è... Anche perché quella volta quella lì, l'autocna, nasceva come questa sulla sabbia, sulla no? Sabbia. Invece quassù l'hanno impiantata quasi sul fango, dentro, no? Dentro, insomma, tutta un'altra roba. Comunque, vi capitasse al mercato, si distinguono dai sifoni. La filippina c'ha i due sifoni che sono liberi, invece la decussata, cioè quella pregiata, quella antica, i due sifoni sono fusi tra di loro. Sì, e poi anche la valva è rigata. Allora, qui però siamo arrivati al punto, sì, non vorrei far soffrire troppo l'aglio. No, buttiamo giù le vongole. Buttiamo le vongole. L'aglio non deve soffriggere molto, sennò dopo... diventa amaro. Gli dà quel sapore che... Noi dobbiamo rispettare il più possibile il sapore della vongola. Il resto fa da complemento, ma quello che noi vogliamo sentire quando andiamo a mangiare è il sapore della vongola. Infatti tu fai il sugo così anche perché rimane bella, succosa, certo. Diciamo morbida, no? Certo. Non si asciuga. Adesso noi dopo aggiungeremo il liquido, aggiungeremo il pomodoro, però appena ecco, ho preso subito il bollore, qui c'è questo forno, questa piastra di induzione che ragazzi, va come un treno. Basta fischiare. Adesso cosa va? Una sfumata col vino? Una sfumata col vino. Ok. Forse un'altra cucina. Un'altra cucina di vino. Che è rimasto un po' su. Sì, sì. Ok. La vongola. Stavo dicendo, qui come al solito non c'è... Per me l'unico modo per sapere quando è ora di andarmi a buttare con concentrato un altro... è il profumo. Sì. Quando tu non senti più, è evaporato il vino. Esatto, quando non senti, qui dovrebbe evaporare l'alcol, no? Sì, però l'alcol. Come fai a saperlo quando è evaporato? È l'odore. Bisogna dal colore, il colore non cambia, no? No, quindi quando non senti più l'odore del vino, ma senti l'odore delle vongole, eccetera... Questo vino, Fiorenzo, si sfuma così, si mette anche in questo piatto, anche per dare un po' d'acidità, no? Certo, questo è un punta d'acidità, certo, no? Certo. Noi poi oggi usiamo un vino che è anche impegnativo per questo piatto, per cui sicuramente gli darà una connotazione molto caratteristica. Io direi che ci siamo. Cosa vuoi? Concentrato. Ecco te. Là si sente il profumo. Inebriante. Peccato che ancora non hanno reso televisivamente il profumo. Sì. Vedi già come subito, fa la salsa. Come a destra. Come fa subito la salsa. Questo pomodoro non lo fa. No. Il pomodoro non lo fa, no. Il pomodoro è molto ricco di acqua, cui alla fine lo diluisce. Esatto. Questo, essendo concentrato, l'acqua non c'è più, ce n'è molto meno. La passiamo un po', perché qui è un po' esagerata. Il concentrato andrebbe cotto almeno 5-6 minuti. In realtà molti pensano che il concentrato, essendo già cotto, va usato così. Invece no, ha bisogno anche lui di avere... Sì, è pomodoro evaporato, ma non è pomodoro cotto. Chiaro che durante l'evaporazione c'è anche una cottura, ma è un po' come la passata di pomodoro, che per poterlo produrre industrialmente... Vuoi un po' di pepe? Sì, lo metterei alla fine, io, alla così fine? Si sente okay, meglio. Ok, così sì. Non la vongola al pepe, secondo me, vanno molto d'accordo. C'è anche roba. Allora, io direi a questo punto, guarda come bello adesso, bello, bello rosso. Già è
È pronto così. Allora, a questo punto mettiamo pomodoro. Il pomodoro. Che è già bollito. Già bollito, già cotto. Vedi, avendo messo il pomodoro già cotto, già ritirato, la salsina rimane bella densa. Perché l'acqua la e a questo punto persa. Ci possiamo permettere di aggiungere l'acqua di vegetazione. Esatto. Tra te, quanto ne vuoi. E qui ci va, questa andrebbe, oggi non l'abbiamo fatto perché in realtà non ce n'era molto di acqua, però questa andrebbe un po' ristretta. Sì, diciamo fatta ridurre. Fatta ridurre, perché così più ce la puoi mettere anche tutta, invece qui noi a un certo punto ci dobbiamo fermare, perché se la dopo assumi è troppo liquido. Sì, naturale, dopo... Invece se l'acqua di vegetazione, l'acqua delle vongole è già ristretta, ce la puoi mettere anche tutta, quindi aumenta il sapore in pratica. Sì, si concentra tutto il sapore in quell'acqua lì. Adesso... Questo, una volta... Il sugo con le vongole era questo, mica usava in bianco. Adesso è il contrario. Eccezionale. Ci siamo. Guarda, già solo l'acqua con il coro che fa è speciale. Pomodoro saporito. Concentrato agli idem. La vongola rimane morbida perché non l'hai stressata. È appena aperta e basta. Abbassiamo in modo da lasciarla sobbollire piano piano, così viene emerge. Ora, poi possiamo fare la polentina, possiamo, no? Possiamo intanto preparare allora, la polentina. Allora certo. Qui mettiamo qual è il quello per allora, accendere il gas. Te lo accendo. Ok. Questo qui naturalmente in questa pentolina abbiamo messo un po' di acqua e acqua sempre di vegetazione delle vongole che è già saporita e già la polenta già è buona da sola la polentina perché già c'è tutta l'acqua, insomma, ecco, che sa di mare. La polenta si butta a pioggia, no? Si mescola sì, subito. Piano piano, sì, naturalmente bisogna diciamo metterne poca. Adesso qui le quantità sono minime, sennò ci andava fatto nel paiolo di rame, sì, naturale, no? È naturale, deve cuocere 40 minuti. 40 minuti, piano, eccetera. No? È normale. Allora andiamo con la polenta. Andiamo con la polentina. Vado giù a pioggia naturalmente con la polenta. E vado piano perché sì, sennò fai i grumi. Sì, se devo andare poi a farla morbida. Non... Sì, perché qui questa è una ricetta tipica di questa zona. La troviamo raramente fatta in questo modo, perché di solito la polenta dove è nata, nel Veneto, nel Trentino, addirittura in Valtellina, dove lì c'è la polenta taragna, no? Sì. Lì è molto più soda, quindi è una polenta bramata. E che viene rassodato, come da noi lo chiamiamo polentone, la differenza tra... polentone proprio. Esatto, e qui invece di essere il fioretto, cioè che è una polenta più macinata più fine, si usa la bramata che è macinata invece più grossa e si mette meno acqua in maniera che rimanga, poi alla fine si mette sul panaro, no? E si taglia con un filo. Perché con un filo? Perché col coltello rimane attaccato di qua e di là, è più quello che viene su che quello... Una volta a casa mia si faceva la polenta, si diceva la polenta rada nel corno, nella tavola dove ci facevi la pasta, no? Si faceva e noi la condivamo anche con le vongole, il sugo di vongole, pure la salsiccia. Sì, anche salsiccia. Lì, io l'ho mangiato diverse volte, fai questo tutto un panaro grande con la polenta, e poi sopra ci rovesci tutto il sugo delle vongole. E poi bisognerebbe, senza metterla nei piatti, andarla a mangiare direttamente, no? Come cosa. E la salsiccia in mezzo, chi ci arriva la mangia, no? Una volta era così, insomma. Una volta era questo. Adesso invece si tende a mettere nei piatti di legno, perché nel piatto normale fa la condensa. Eh già. Quindi si mette nel piatto di legno in modo che quello assorbe l'eccesso di umidità. Polenta, questa è pronta, eccola qua. Rimane morbida, rimane. Ecco, questa si può togliere. E se tu sei pronto, io possiamo anche... L'assaggio. Io, sì. No, ma già si vede che... Allora, questa io adesso la vado a impiattare qui. Spettacolare. Ok. Quanto tu vuoi. Pronti.
Allora, normalmente si fa così, in maniera tale che si crea, no? Sì, che si veda anche un po' la polenta, insomma. Ecco. Uno va, diciamo, il commensale va a, però, a girare piano piano. Poi c'è l'inconveniente che magari sughe poco, ma però più di questo dopo è brutto. Ecco, io direi che così è sufficiente. Poi magari sì, il commensale può anche attingere aggiungendo, sì, aggiungendo un po' di sugo. Questa è la polentina con le vongole. Eccola che qua. È un piatto che è molto appetitoso. Volendo c'è chi ci mette anche un po' di prezzemolo per dare un po', no? Vero, vero. Non a caso l'avevamo preparato. Ecco. Allora, tanto lo mettiamo anche qui nel sugo, sì, perché questo poi non è che va sprecato. Ah, assolutamente. qui mangeremo due spaghetti. Ah, sì, sicuramente. Non lo dire, non dire a nessuno. Non dico a nessuno, sapere. Ecco. È quello, si può mettere un altro po' di prezzemolo, si può mettere lì sopra. Poi la famosa macinatina di pepe. La macinatina di pepe. Che va sia qui. Sì, anche qui. Che lì. Metterei, sì. E poi che dire? Buon appetito! Buon appetito! Purtroppo chi ci vede, chi ci ascolta, noi mangiamo, faremo questo sforzo. Tanto. Una volta di tanto ci sacrifichiamo per tutti. Diamo il buon esempio. Ci vediamo magari alla prossima ricetta. Alla no? prossima. Arrivederci.